al Pala Borsani per gara 1 dei playoff di Lega 2. Vedi di fronte i padroni di casa della TVS Legnano, sempre orfani degli infortunati Navarini e Fraseneti. Contro Roseto, squadra solida composta da Smith, miglior marcatore del campionato, e dai veterani Fulz e Amoroso. Lo starting five di Legnano è il seguente: Palermo in regia, Raido in guardia, Martini alla piccola, sotto canestro i due Colored, Ideo e Mosley. Roseto risponde con un Fulz, Smith, Casagrande, Sherrod e Amoroso. Primo quarto, pronti via, e Legnano parte subito a razzo, come di solito fa, tra le mura amiche. Mosley piazza subito due stoppate nell'arco di 5 minuti, che unite a due bombe di Martini e Palermo, fanno scappare via i Knights sul 9-2. Ma è Sherrod che ricuce subito lo strappo con due giocate dal playground, con canestro più fallo. Roseto soffre la velocità e fluidità di gioco di Legnano, specialmente con i due lunghi, Amoroso e Sherrod, costretti spesso a difendere lontano dal canestro. Martini, ancora lui, con uno dei suoi soliti arresti e tiro. Ma Fulz Amoroso, con due bombe consecutive, portano Roseto fino al vantaggio di 13-11, che dura poco, perché Raivio, con un piazzato, porta i suoi sul 13 pari per la fine del primo quarto. Il secondo quarto parte con Roseto, che passa subito a zona, ma Legnano la punisce con Maiocco, che con tre bombe consecutive portano i ragazzi di Cocci Ferrari sul massimo vantaggio di 24-13. Roseto barcolla, ma non cade. Legnano abbassa troppo presto la guardia e, come tutti i pugili, subisce subito la reazione avversaria. Smith comincia ad alzare il livello del suo gioco, mentre Amoroso si apre sempre di più fuori dall'arco, rimanendo lontano dai tentacoli di Mosley. Sono questi i fattori che portano Roseto subito di nuovo in partita e addirittura al controsorpasso con una rubata di Casagrande che sancisce il 28-27 di fine secondo quarto. Il terzo quarto parte con un leitmotiv già visto altre volte quest'anno al Pala Borsani, con le compagini avversarie pronte a difese allungate che poi vengono tramutate in zone a metà campo, con l'obiettivo di togliere fluidità e ritmo, che sono le armi migliori della compagine di Coach Ferrari. Roseto in parte ci riesce, con Sherrod e May scappa subito via sul 37-32, ma Palermo, Ideoia e il solito Martini dall'arco bucano la zona fronte pare degli abruzzesi, portando i Lombardi sul 42-40. Ed è ancora Ideoia che su un rimbalzo d'attacco fa la voce grossa, sigillando il più 4 di fine terzo quarto, che si chiude con Legnano avanti 46-42. Nel quarto quarto Smith si mette in proprio e in un amen riporta i suoi sul 46 pari. Legnano sembra cominciare a patire la zona di coach Paolo Antonio. I continui adattamenti e i continui cambi nella stessa azione tra uomo e zona e viceversa mandano in confusione i biancorossi. Amoroso e Fulz con due bombe lanciano messaggi poco incoraggianti a tutto il pubblico del Pala Borsani. La partita sta sfuggendo via ai Knights, 50-55 a meno di 4 minuti dal termine. I padroni di casa fanno una fatica enorme in attacco, dove i soliti Martini e Mosley sono gli unici a togliere spesso le castagne dal fuoco. Ma è ancora Amoroso che dall'arco punisce Legnano, con un Mosley troppo chiuso a difendere il pitturato. Roseto scappa ancora sul più 5 a 2 minuti dalla fine. Capitan Maiocco suggella una grande prestazione con una bomba che sembra riaprire la partita ad un minuto dalla fine. Ma su un rimbalzo d'attacco e un successivo scarico, May dall'arco infila la tripla che chiude i conti. Roseto non perde la testa e nella roulette russa dei tiri liberi dovuta ai falli sistematici porta a casa il primo punto della serie. Nel dopo partita di Legnano Roseto, innanzitutto complimenti per la vittoria. È stata secondo me la tua tripla nel momento in cui Legnano stava tornando sotto che vi ha fatto ritornare sul P5 e praticamente ha deciso questa gara 1. Tu cosa ne pensi? Nel momento proprio clou hai riportato Roseto praticamente avanti,
e poi non c'è stata più storia nella roulette russa dei, dei tiri liberi. È stato un tiro importante, però è un'occasione delle tante. Siamo partiti male, noi siamo partiti molto contratti, loro magari anche loro in parte, ho visto punteggio bassissimo, sapevamo che prima o poi saremmo venuti fuori nel corso della partita e siamo venuti tutti fuori. Robert sa che da quelle posizioni lì sono le mie, Woods ha cercato di darmela e le cose sono andate bene. Abbiamo ritrovato Adam che nella prima parte, Smith che nella prima parte si era un po' perso e poi ognuno ha trovato le proprie cose all'interno di una squadra. Una domanda tecnico-tattica, avete provato praticamente a mangiare secondi con una zona a tutto campo e poi dopo passavate a zona, ma era una zona adattata che ha dato molto fastidio a Legnano. Ha tolto praticamente molto ritmo e circolazione di palla. Era una cosa studiata o è stata un po', diciamo... Certo, è una cosa studiata per forza, cioè quando prepari questi tipi di partite abbiamo fatto abbiamo visto delle partite della squadra, sappiamo in che modo giocano, quindi ognuno ovvio che cerca di fare proprio il massimo per cercare di non farli andare sulle proprie certezze. Sapevamo che loro si mettevano in ritmo molto bene, abbiamo cercato di metterli il granellino di sabbia nell'ingranaggio e fortunatamente ci siamo riusciti. Grazie mille, grazie, bocca al lupo. Complimenti alla mia squadra per come abbiamo interpretato la partita, perché non era così scontato riuscire a fare una partita di questo livello con questa attenzione mentale che abbiamo messo in campo per tutti i 40 minuti. Quindi bravi ragazzi, ma sappiamo che non è successo nulla, 1-0 palla al centro, ma la partita è ancora lunghissima, abbiamo vinto la battaglia, la guerra si deciderà a maggio inoltrato, quindi ci godiamo questo momento, ci riposiamo stasera e poi da domani si lavora per aggiustare quello che c'è da aggiustare. Dovevamo tornare a fare dopo un lieve periodo di abbandonamento le nostre cose. Soprattutto, ripeto, andare in campo con la convinzione che quello che prepariamo durante la settimana è quello che poi dobbiamo riportare in partita. I ragazzi l'hanno fatto stasera davvero tutti indistintamente, quindi bravi a tutti. Sapevamo che in una serie playoff si devono attingere ancora di più le energie dalla panchina, da chi magari ha avuto un minutaggio leggermente inferiore durante l'anno e siamo contenti che tutti abbiano risposto così. Coach, secondo me deve essere contento per due cose oggi. La prima per la reazione che avete avuto, la seconda per la personalità. Voglio sintetizzare i due momenti chiavi secondo me della gara. La prima, in un clima infuocato come questo, dove pochissime squadre sono riuscite a passare su questo campo, non avete perso la testa e siete rientrati sulle tre triple consecutive di Maiocco. E la seconda, ancora più sotto pressione, quando May praticamente ha ribadito dal meno due quando Legnano si era fatta sotto ed era la palla decisiva. Sì, ma devo dire, l'ho detto forse all'inizio, la forza mentale dei miei ragazzi è stata proprio questa, cioè sapere che stavamo facendo le cose giuste anche quando non abbiamo trovato il canestro in attacco, stasera l'abbiamo trovato davvero poco, ma avevamo impostato la partita sui binari che volevamo noi e quindi questa è stata un po' la nostra forza, continuare a crederci, continuare a essere squadra in momenti difficili, meno 11, meno 6 il secondo tempo, e lì siamo stati davvero bravi. Grazie. Che vede la partita e 14 rimbalzi o qualcosa del genere offensivi? Sì, sicuramente questi ci hanno aiutato. Secondo me la chiave della partita è stata il ritmo. Poi i rimbalzi offensivi ne abbiamo presi tanti anche perché abbiamo sbagliato tanto. Quindi Legnano ha avuto la possibilità di prendere tanti rimbalzi in difesa e noi qualche rimbalzo in attacco siamo stati smart andando a prendere. Bene. Grazie a voi. Complimenti a Roseto perché ha giocato una partita molto solida, molto quadrata. Sono stati bravissimi a toglierci ritmo e a rimanere concentrati nei momenti importanti a fare giocate importanti che hanno scavato la piccola differenza finale. Da parte nostra le colpe grosse sono mie perché non pensavo che la squadra fosse pronta dal punto di vista mentale a giocare questa partita
e invece qualche giocatore era un po' sperso in mezzo al campo. Quando questo succede vuol dire che non aveva le informazioni e le sicurezze che un giocatore deve avere entrando in campo. Come ho detto, la squadra, finché c'è una partita ancora da giocare, qualcosa può succedere sempre. Adesso noi dobbiamo riflettere sui nostri errori, abbiamo 2 giorni di tempo per provare a preparare la partita, la prossima partita, e portare la serie in parità. Dobbiamo sicuramente riflettere su quelli che sono stati dei piccoli ma capitali peccati che abbiamo commesso nei momenti importanti della partita, che hanno fatto la differenza. È stata una scelta, questo ti dà l'idea. Noi nell'ultimo quarto abbiamo subito 20 punti, alla fine facciamo una partita comunque difensiva, ma non abbiamo sprecato falli. Abbiamo subito gli ultimi 3-4 minuti il post basso di Amoroso, perché abbiamo continuato ad aiutare anziché dire ok, adesso lasciamolo un po' uno contro uno, visto che non stava creando nulla dopo smasso, se non tiri per i compagni. Ha preso 2 tiri da 2 punti in tutta la partita, e si sarebbe dovuto lì essere un po' più duri e spendere un po' i falli. Avremmo dovuto fare una cosa diversa sul post basso di Amoroso. Invece, ripeto, avevamo un'idea, non l'abbiamo messa in campo, e questo un pochino ha aiutato loro nel finale. Siamo arrivati in fondo in una partita punto a punto, e in 10 secondi abbiamo dovuto fare dei falli per cercare di mandarli in netto. Cosa che va fatta, ma poi tardi. E beh, se sì, però Smith doveva al secondo libro, si erano 3 secondi per tirare, mentre prima. Però, capito, ma prima non c'era mai la reale necessità di spendere dei falli, eravamo sempre meno uno più uno. Prima, appena preso palla l'ultima azione di Zero, invece che Maiocco ha pensato molto bene contenendo. Ma perché non ha sentito. Non ha sentito quello che gli ho detto io. Solo per io quello intendevo, ma l'ultima azione per solo per quello. Solo per quello. Coach, il piano partita difensivo allora era uguale praticamente un po' anche alle altre squadre che sono arrivate qua. Zone press un po' tutto campo per mangiare i secondi, e poi zona metà campo per togliere il ritmo, come ha detto lei prima, e velocità di palla. Però mi sembra che oggi la fluidità vostra in attacco, in questo attacco alla zona, è venuto un po' meno rispetto al solito. Sì, è venuto un po' meno rispetto adesso. Secondo me noi nel primo tempo siamo stati molto fluidi, ma non abbiamo fatto canestro. Abbiamo fatto tante buonissime azioni tirando dopo 6-7 passaggi con nessuno intorno e non 6. E va bene. Dopo, su questo discorso della zona, quando loro soprattutto ci saltavano a zona magari a metà delle chiamate, e sapevamo che potevano farlo, c'era sempre qualche giocatore che non aveva capito o sentito e andava avanti magari a giocare la situazione contro uomo, mentre noi avevamo una regola per questa cosa. E per quello che vi dico che è colpa mia, no? Perché se un giocatore su una cosa preparata dopo non riesce a portarla in campo in una partita così importante dove tutti sono molto attenti, vuol dire che il diktat non era chiaro. Il secondo punto è stato che quando abbiamo smesso di essere casuali ma di provare a giocare stando dentro un'idea di squadra, dopo siamo diventati pedissequi e dopo non capivamo più quando era il momento di accelerare, fermarci, e volevamo arrivare in fondo. Totale che ci abbiamo sinceramente capito poco dal punto di vista della gestione del ritmo e dei momenti. Abbiamo giocato una partita generosa, però questo non è bastato. Pensi che forse il primo tempo, è vero che poi sarebbero comunque mancati 20 minuti, ma avrebbe potuto portarvi un vantaggio più consistente, vista la mole di gioco espressa? Sul 24-13 del quindicesimo, in realtà se uno guarda la partita adesso, sinceramente, ma non cambia, la cosa dobbiamo essere, non so, se segniamo i canestri giusti, come di solito facciamo 35-15. Secondo me, se uno pensa ai canestri che aveva sbagliato, costruendo, doveva essere 35-15, loro hanno trovato una bomba su un rimpallo, rimbalzo in attacco, una bomba all'angolo di Smith.
però ripeto, col senno di poi anche loro allora riguardano la partita e dicono, ma se noi non sbagliamo, i tiri che sempre sbagliamo, in realtà anziché essere sotto 24-13 siamo 30-28, per cui sono i discorsi che lasciano il tempo di trono. Per quello visto in campo sì, forse il primo tempo anziché chiuderlo su meno uno avremmo dovuto chiuderlo perlomeno in vantaggio, però ripeto, questa è una serie equilibrata, sono due squadre che si equivalgono e dobbiamo semplicemente pensare che anche gara 2 sarà così, una partita a stretto contatto dove loro vorranno andare avanti a togliersi il ritmo, noi dobbiamo capire che cosa fare ed è compito mio farlo capire loro meglio rispetto a come abbiamo fatto oggi. Posto?